piangi. La giungla è grande ed il cucciolo è piccolo. Stai tranquillo e medita. Stai tranquillo e medita. Tranquillo, merita. Stai 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 tranquillo, merita. Vediamo cosa può tornarmi utile. Lo zainetto. La cartina. Bisognerebbe capire dove sono partito. Abbiamo percorso questa via stretta e siamo partiti da... Alca Fossetta! Ora ricordo! Dovrei trovare qualche punto di riferimento. Una montagna? Sì, una montagna. Ma è impossibile! Come faccio a trovare il nord? Ti ricordi quella puntata di Bear Grylls che abbiamo visto assieme? Dove era finito nella foresta amazzonica, quella che si era perso e che aveva dovuto attraversare il torrente in piena. Per ritrovare il nord aveva guardato sul tronco degli alberi dove cresceva il muschio. Ah, lì è il nord! Ecco il muschio, è qua il nord, è da questa parte. Finalmente!
pensare a quel gioco che abbiamo fatto questa mattina. Quello che davamo un nome ad ogni cosa, ad ogni albero, ad ogni masso che aveva una forma un po' strana. Per esempio, quel pino curvato che sembrava un vecchio appoggiato a un bastone. Oppure, quel masso che sembrava un cane sdraiato a terra. Se te ne ricorderai, per te sarà più facile di trovare la giusta via. Qui c'è un bivio, dovremmo mettere qualcosa per la strada di ritorno. Mio nonno mi ha detto che le persone che vanno a camminare in montagna fanno una torre di sassi che viene chiamata omino di pietra. Dai, facciamone una! Forza Luppi! Di qua? No, di là. No, non mi ricordo. Forse è lì, no. Cazzone. Sì, ora ricordo. Ma te hai sbagliato la battuta. Quel pino curvato che sembrava un vecchio
Poi rifacciamo. Aspetta, non ti ho messo ancora a fuoco. No, stai ridendo con la bocca. Non ti metto a fuoco, tra l'altro. Pensa una cosa brutta. Una brutta brutta. Ma abbastanza.